E rieccoci qua, però sta andando da fare schifo anche se stiamo raccogliendo a quanto pare tutte cose. Vabbè, io ricordo, se non riuscirei a prendere tutte cose, rifaccio il livello. Vi faccio vedere i punti dove mi sono dimenticato queste cose. Allora, sta sveglia, voi vi domandate come si prende, visto che sopra un cactus vedete la genialità dei creatori del gioco. Vabbè, hanno voluto rendere difficile il gioco. Ecco, si blocca per un istante. Vabbè, lasciamo stare. Oh, a quanto sembra, questa prima parte del livello sembra che l'ho completata al 100%. Oh, spero. Che per ora mancano 6 orologi. Vabbè, vediamo, vediamo. È 11 carote. Vediamo, vediamo, vediamo. Siccome ancora c'è molta strada da fare in questo livello, quindi può essere che possiamo raccogliere tutte cose ancora. Ah, voglia, dai, minchia. Sì, a voglia che ce la facciamo. Ok, là c'è una bella scatolina. Prendiamo tutte le carote. Andiamo a prendere sta scatola, va. Incudi nell'età della pietra. Cazzo ci fanno? Sono a 51 carotine, poi posso farcela ancora. Vi ricordo di camminare piano perché sta a quella rompecoglione, rompa appunto coglione. Comunque andiamo prima lì sotto. Corriamo, corriamo e prendiamo questa, vai. Fantastico. Come vedete là c'è una sveglia. Vabbè, tutte cose. E quello è il punto fine del gioco. Ecco, io sono caduto come un coglione. Vabbè, ci sono stato. Però ci sono abituato a cadere in questo livello. Minchia. Vabbè. Allora, io qua preferisco sempre correre. Non per forza devo camminare lentissimo perché sennò ci mettiamo 30 anni a superare questo livello. Ecco, come un coglione. Perché grida come una femmina, non ho capito. Wow, wow. Ok, siamo a 4. Le mancano, mi sembra 3. Boh. Sì, 3. Guardate che simpatica questa scatola. Dovevano usarlo in molti livelli sto trucco, perché è molto simpatico. È molto simpatica questa cosa, è la scatola che si muove. Dovevo metterlo in effetti, vabbè. Il checkpoint l'ho preso. Dai che ce la facciamo, dai. Voglio superare subito questo livello. Stronzo. E dai. Niente carota. Niente carota, ma vaffanculo, va. Cioè, te le danno sempre, sti qua. No, aspetta. Devo andare qua. No, là. Spero di non aver evitato. Eccola qua la scatola. Ok, mi sembra che non c'è più niente. No, perché c'erano tre ventilatori, mi domandavo. Io mi domandavo, in due ci sono le scatole e nell'altro ci sarà, non lo so, una carota d'oro. Io controllo per sicurezza. Niente. Vabbè, posso andare. Oh, scatole tutte raccolte. Carote nel dubbio che le ho raccolte tutte, vabbè. Minchia. 3, alla faccia. Ma che ci siano tutte? Mamma mia, a me stufa a rifare il livello da capo. Vabbò, ah sì,
sì, ci sono tutte, vai. Spero. Se sto stronzo se ne va. Ma sì, vai. Aspetta, dove cazzo sono andato? Eh sì che ci sono tutte, vai. Meno male. Così non devo rifare il livello. Ok. Oh, il livello si può definire finito, mi sa. Comunque, è un livello che a me mi piace molto. Perché non lo so, quando tu giochi in questi livelli ti piace guardare lo sfondo dello scenario. Non lo so, ti rende... ti rilassa. Poi c'è la musichetta che è tipo una ninna nanna, non lo so, vabbè. Comunque, è un bel livello questo, non c'è che dire. Soltanto che nell'età della pietra sono tutti livelli uguali. Cioè, questo è uguale a quello precedente. C'è anche l'aquila. Ma a posto andiamo. No. Ma sta qui non si sa come si chiama. Non è un'aquila, che cazzo gli dico, va? Si vede che... si vede che ne so di scuola. Non è un'aquila. E da, muoviti. Vabbè, lasciamo stare la aquila. Ah, niente. Questo uccello preistorico, chiamiamolo così, rompe le palle perché non si fa i fatti suoi. Poi che se ne va della sveglia, mica è un uovo che lo deve difendere. Fantastico, lo dici tu. E da minia. Cioè è vero che sta specie di aquila, sta specie di uccello non si sa fare i fatti suoi. Vabbè. Pazienza. Ci vuole tanta pazienza. Vabbè. Livello finito. 14:31, vai! E abbiamo finito sto livello finalmente, mamma mia! Un livello che mi torturerà negli incubi, direi. Vediamo. Oh, la fabbrica di carote! Eh sì, questo livello è veramente una rottura dei coglioni. Vabbè, però, la mia miniera. No, la tua. Che ce ne so? Salviamo, ovvio. Come avevo detto, ormai siamo agli sgoccioli. Quelli forse sono gli ultimi livelli. Non so, siamo a 77, vabbè. Comunque qua, dopo questo livello da incubo, vi saluto. Ci vediamo al prossimo livello. Ciao a tutti.